tua madre qui. Io prova contraria, con un aiuto numeroso che sta fallendo. Sentite, parliamo di cose più serie. Primo, tuo figlio non è ancora rientrato da ieri sera. E secondo, la banca ha appena telefonato per avvisarci che siamo sotto di 50.000 euro. E in tutto questo, fra 10 minuti apriamo. Stai tranquilla, ho già sistemato tutto con la banca. È tutto a posto. Ma certo, come al solito. Da quando abbiamo lasciato la vecchia boutique per questo negozio, va tutto storto. Per colpa delle tue manie di grandezza, sprofondiamo nei debiti. Forse faremo meglio ad accettare la proposta di Baggiani. Mai! Ma potremmo aumentare il prezzo se vendiamo subito. Tu come lo sai? Non avrai mica parlato con Baggiani. No, no. Ma so che vuole comprarci prima che arrivino le grandi marche e si mettano a comprare tutto come hanno già fatto in centro. Senti. Se mai un giorno per disgrazia dovessi vendere, non sarà mai quel delinquente che ci ruba tutta la clientela. Ma bastava non pensarsi di fronte. In ogni modo, prima o poi, le grandi macchie arriveranno e ci avranno per due dire. No, non ti preoccupare, non è la prima volta che cercano di comprarci e siamo sempre riusciti a resistere benissimo. Sì, ma tu non ti rendi conto che questa volta è grave? No, la cosa grave è questa. Dobbiamo assolutamente fare il botto il primo giorno di saldi e tu che fai? Mi acchioppi tua madre. Beh, ci serviva qualcuno che ci aiutasse a vendere e lei non prende lo stipendio. E lei in compenso aggredisce le clienti. Ma figurati, poi mi ha promesso di fare uno sforzo, vero mamma? Ma certo, era uno ascoltare. Ah, bene, alla buon'ora. Bentornato a casa tua. Bentornato a casa, Riccione da Venzuriccione! Posso sapere cosa stai facendo con la cassa? Fatti, 10 euro. Non c'è. Non è possibile, non c'è neanche un piccolo fondo cassa, guarda. Ma poi scusa, per farle che cosa? Farle che cosa? Per comprare un nuovo paio di box, papà. Ma scusami, hai una casa piena di box, piena. Bisogna che già arrivi a casa, papà. Nonna, che sono? Non è che ci avresti 10 euro da prestare. Ancora? Sono questi boxer che devo comprare. Va bene, vai un attimo in magazzino. La nonna te ne ha cucito un paio con una sorpresa. Con il tastino all'interno? No. Ma nonna, sei un mito! Lo so. Senti, bisogna che lei smetta di fargli dei boxer a questo punto. Non devi mica portarli tu? Sì, ma sono io a raccoglierli visto che li lascia disseminati in tutta la casa. Ma nonna, ma dai, ma guarda che schifo! Ma non è possibile, perché mi ricami sempre il mio nome sui box? Ma tesoro, perché sono i tuoi! Però... Oh! Non ti metti mica nudo davanti a tua nonna, spero. Non potrà certo essere peggio di te. Si può sapere dove sei stato ieri? A letto. E adesso dove stai andando? A dormire. Neanche per sogno. Ti ricordo che hai promesso di darci una mano durante i salti, quindi adesso fila il magazzino. Vai. Ah, Lorenzo! E dia alla mamma di portarmi un taglio a lui. Paolo, che cos'è questa storia dei taglio a lui? Sai bene che li abbiamo venduti tutti? No. Ce ne rimane uno di una cliente. L'ha prenotato e poi non è venuta a ritirare. Ah, avresti dovuto dirmelo. Ne volevo uno anch'io. No. Se ce n'è uno è per Simonelli. Quello della banca? Sì. Ha detto che in cambio di un taglio a lui per sua moglie, lui piuttosto chiudere un occhio sul nostro scoperto, almeno fino alla fine dei saldi. E non potevi proporgli piuttosto una camicia da notte alla chic? E non sappiamo dove mettervi questi orrori. Chissà, se preferisce il maior, preferisce il maior, anzi noi dovremmo ringraziare Dio di averne ancora uno. Certo che 50.000 euro per un maior blu, peccato che tu ne abbia tenuto da parte un scatolone. Ma 20%, avevo detto 20% di sconto su dell'alla chic. Ne sembrano stracci e poi ne abbiamo ancora da parte 10 scatoloni. Che razza di idiozia! Hanno tendenza, ecco, sono soltanto un po' in anticipo sulla moda. E allora bisognerà che questa moda cambi in fretta, perché tra 5 minuti apriamo! È chiuso, facciamo! Uè mamma, guarda che hai lasciato la porta del negozio aperta! Fuori! Ehi, camomilla, guarda che non è una professione, neppure per il tuo negozio, che voglio dire, non ha mai lavorato granché. E per forza, perché lei ci ruba tutti i clienti.
clienti con i suoi prodotti di bassa qualità. Io non vedo mica che rammenino lo shock io. Il Bajani, rispetta la cartella, il Bajani. Il Bajani? Le mie lalla chic avranno successo da morire. A morire il tuo negozio, tu non riesci più a resistere. Dai, metti più che sei in tempo. Il Bajani è un uomo generoso, il Bajani. Lorenzo! Cosa c'è, papà? Lorenzo, assicurati che la porta del negozio sia chiusa. Dietro al signor Bajani! Cosa vuoi? Beh. Uè, io me ne vado da solo, il Bajani! Se ne va da solo, anche se ti ascolta, il Bajani, te la vita! Va, va, dai, il Bajani, va! Allora, Lulu? Non l'ho trovato. Vabbè, vado a cercare uno. No, 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 quello può aspettare, invece ho bisogno di te per ricevere dei clienti. No, 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 neanche per sogno, ho promesso di portare un taglio in banca a Simonelli. Se non glielo porto, è capace di abbandonarci, noi abbiamo assolutamente bisogno che non ci blocchi il conto per pagare i fornitori. I fornitori... Ma non li avevamo già pagati con i guadagni dei Taylor Lulu? Ma no, no, con quelli abbiamo comprato le lalla chic. Ma allora come ne usciamo da questa situazione? No. Bene, non c'è nessuno, signora? Non c'è nessuno? Non c'è nessuno, signora? Nessuno? Nessuno siamo soltanto io e lei, signora? Signora? Oh, santa pace! Ma sei sicuro di non esserti sbagliato? Ma sicurissimo, signora! Sicurissimo! Va bene, vai ad aspettare in macchina. In macchina? Va bene, signora, vado. Aspetta! Oh, sì. No, 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 venga! Oh, sì. Aspetta! Oh, che bruno! Ma io vado, signora! Non lo so, ma torna in macchina, però!
macchina? Va bene, signora, vado. Posso aiutarla, signora? Che buona affare? Ma lei è la casa dei buoni affari e io sono molto onorato di avere fra i miei clienti la moglie di un deputato. Sono incognito, è la prima volta che ho uscito durante il salto. Beh, lo sa che io ho avuto la fortuna di fare l'elementare insieme al suo marito? Eravamo compagni di banco. Beh, signora Gianni. Ah, sì, sì, il suo marito le ha detto che eravamo amici, vero? Ah, no, è scritto sull'insegna. Mio figlio, se ne credi, mi ha assicurato che venendo qui potevo essere certo di non incontrare nessuno. No, signora, è soltanto un momento di calma, ecco tutto. Va bene, senta, io avrei bisogno di qualcosa da poter indossare in tutte le stagioni, sa? Per accompagnare mio marito a Roma ai cocktail, alle cene. Come quel delizioso tagliere che ha fatto furore qualche mese fa e che deve essermi sfuggito. Come si chiamava? Lulu. Bravo. Completamente esaurito. No. Ah, però ho un nuovo modello di camicia da notte, la sciccherina, la sciccherina. Ma io non ho nulla. Ma non dovrebbe, se non va, così si prende un raffreddore. Papà, ho rivoltato dappertutto, non ho trovato neanche uno. Guarda, continua a cercare, sono sicuro che ne rimane almeno uno, cerca bene. Ho capito bene. Cosa? Che sono rimasti per lui. No, assolutamente no. E l'ha detto al ragazzo, ha detto proprio a Lulu. Ah, ecco, l'ha nascosto. Banda! L'ha nascosto tra me bene il prezzo. Banda! Lei sa benissimo che qualunque donna pagherebbe una fortuna per avere quel tagliere. Oh, papà, mi vieni a aiutare, no, è caduto tutto quanto per te. Dai! No? Banda! Ah, ecco, Banda, per favore, si occupi della signora. E mi raccomando, ridendo. Ah, già, e tu faresti meglio che andare a cercare quel tagliere con Lulu? Allora ne avete ancora? Uno se riescono a trovarlo. E quanto? 50.000 lire? Euro, 50.000 euro. 50.000 euro il tagliere? Mm-hmm. Ma allora lo fate apposta per impedirmi di comprarlo. Vedi, andrò a lamentarmi con chi di dovere. Io? Io se voglio non posso far chiudere questo posto. Andiamo, Mario! Sono il signor Simonelli. Beh. E allora, avverta il signor Riccione che il suo banchiere è qui. Qui dove? Qui! Sono io! Oh, si calmi! Mica ce l'ha scritto in fronte! E poi si sposti, che le assomiglia a un banchiere come io a una velina! Ho detto vado a chiamare il signor Riccione, immediatamente. Va bene. Paolo! C'è qui una specie di selvaggio che cerca di farsi passare per il tuo banchiere. Chiamo il signor Riccione. Grazie. Federichino, ma sei sicuro che sia qui e non di fronte? Ma qui non c'è nessuno. E di là c'è tantissima gente. Ma sono sicuro, è qui. Ma che roba brutta. Allora, dov'è? Ma che cosa? No. Ma il tagliere di mie. Ah, il tagliere di Riccione è andato a prendere. Ma davvero? Poi lo provo di tutto a te. Ma che ingordo, la tua vita scorretta, non mi lascia neanche il tempo di riposare. Ma perché voglio ricordare la mia bambina? Adoro. Oh, non mi chiamo. Così. Lo so. Ah, signor Simonelli, non è il caso di disturbarsi da venire. Riccione, la sua commessa è un modo piuttosto scarbato di ricevere i clienti, lo sa? Chi, quella? Sì, quella vecchia. Ah, è brava. Alla sua età. E facciamo delle opere di bene per l'ospizio del quartiere. Riccione, una sorpresa. Visto che era l'ultimo, non ho saputo resistere, così lo so, tipo, se ci fosse bisogno di accorciarlo. Fate delle modifiche. Ah, no? Sì, sì, certo che le facciamo, certo. E allora? Dov'è? Che cosa? Riccione, il taglio Lulu che mi ha promesso? Ah, sì, Riccione, sì. Ah, il taglio Lulu! Che io... Federichino! Ah, pensavo stava scherzando. Riccione, non ce l'ha. Mi ha mentito? Vuol farmi passare per un imbecille? È così che ringrazio per il suo strumento? Più! Non ce l'ho più! L'ha venduto? Ah, certo che no, è che io l'ho mandato alla sua banca con un
buoni espressi. Alla madre, è impazzito. Avrebbe prima dovuto chiamarmi e assicurarsi che c'ero. Ora la segretaria aprirà il pacchetto. L'ho messo a suo nome. Ah, l'ha messo il mio nome. Appunto, è proprio il suo lavoro aprire il pacchetto a nome mio. Ma allora non è sicuramente capace. Non è la taglia della signora Botta. E allora, come fa a sapere che è la mia taglia? Lo so perché ho visto la sua foto sulla scrivania del signor Cinelli. Bravo! Quella non sono io, quella è sua moglie. Lei non è la signora Simonelli? Benedettino, ma chi è questo? Mi scambia per tua moglie. Quella lì è un mostro! Ed è 4 volte più grossa di me! Tesoro, ma non sulla foto. Aveva 10 anni di meno. Facciamo così. Aspettami qua, io vado a recuperare il Lulu. Se non ti restituisce Lulu, minaccia di licenziarla. Non ne ho diritto. E allora ricattala. Ma non può fare una cosa simile. Ma certo che sì, Riccione. Cosa faccio? Vedi, Federichino, pensiamoci. Dimmi un po', com'è la tua segretaria? Ha un uomo? Eh sì, è la moglie dell'autista del deputato. Ma dai! Sì. Bene, allora torna da lei, bello come il sole. E riempia di complimenti. Ma com'è bella oggi, ma com'è radiosa. Ma dagli altri capelli, eh? Ma come sei bravo! Ma se non me lo restituisce, scusa? Se quella strega non mi restituisce il mio Lulu, allora inventa che suo marito la tradisce e che in cambio del mio Lulu le dirà il nome della sua amante. Sono una donna come le Senta, non lo farà mica davvero. Ma certo che sì, Riccione, ma che nome? Ma non lo so, quello che vuoi, ma mentre aspetto mi compri qualcosa. Certo, il signor Riccione si occuperà di te. Grazie. Riccione. Cosa? Ti resta? Qualcosa di gratuito? Assolutamente niente. Neanche per il suo banchiere che deve sopportare il suo scoperto? Senta. Se vuole che cominci a fare un po' di soldi, bisognerà pure che venda qualcosa, no? Ma con gli altri, non con me. Le regali ciò che vuole per aver mandato nel mio ufficio Lulu. Sì, certo. È chiaro? Sì, certo. Ah, Wanda, per cortesia, si occupi della signorina. Dobbiamo farle un bene regalo, eh? Wanda, si assicuri che cerca qualche cosa di inventivo. Bruttissimo. Sto ridendo. Allora, ha trovato qualcosa che le piace? Non ancora. Ma che taglia porta? 42. 42. Mi sembra un po' difficile. No, non so la metà. Ma io ci vedo. Comunque, vorrei qualcosa di originale che si faccia notare e in taglia 42, grazie. E allora? Provi questo. Ma è orrendo. No, è di moda, bisogna vederselo addosso. Che cos'è? Un vestito da sera. Ma a me sembra una camicia da notte. È perché è in anticipo sulla moda, sotto proprio. Riccione! Oh, ma questo, ma è venuto a vivere qui? Uè, vagina, ma lo sai che quel resta di tuo nipote ha passato la notte con la mia figliola? Mi pare difficile. Noi non si va a letto con la concorrenza. Guarda un po', questi boxer sono marchiati Lorenzo Riccione. Imitation? Made in China? No, ma sono imitation. Questi qui sono originali. Ma dov'è finito? Che succede? Ma che ci fa lei qua? Riccione? Ma lo sai che quel maschino tibetano di tua figlia ha passato la notte con la mia figliola? E che cos'è che glielo fa pensare? Questi boxer trovati nella camera della mia figliola, che è pure minorenne. E questo misero, schifoso paio di boxer, lei lo chiama una prova? Questo misero e schifoso paio di boxer le ha marchiato Lorenzo Riccione, hai capito? Sì, è marchiato da sua nonna, sì certo. E guarda caso.
sono proprio quelli che gli sono stati rubati al liceo durante l'ora di ginnastica. Io adesso esco immediatamente prima che denunci sua figlia per furto di borsa. Se tu vuoi mandare a carte qua tutta la mia famiglia per far saltare il mio negozio, guarda che gli sbagli grosso. Se vedo io a li metto io le cose, se capì? Ne vada! Cosa? Incastrato dentro nell'alla chic. Non mi stupisce, polizia deve che si ritrova, forse era meglio che 46. Avevo detto di portare qualche cosa di brutto, di invendibile. Ma è quello che ho fatto, per vedere. Guardi, oh, insomma, se l'ho messa al contrario, mi aspetti qui, le prendo un paio di forbici. Lorenzo! Cosa c'è? Lorenzo? Hai passato la notte con la figlia del Baggiani. Era la figlia di Baggiani, papà. Parliamo più tardi, eh? Adesso figlia a cercarmi con mamma. E Lulu? Ci penso io, ci penso. Quanta. E va, visto che carina, è carina.